capacità di ascolto delle esigenze della propria audience, carisma e passione sono alcune caratteristiche di un opinion leader di successo. Per poter comunicare bene con la generazione Z, oggi gli influencer devono avere sicuramente capacità di leadership, empatia, carisma, espressività, devono sapersi mettere in gioco creando contenuti distintivi, ma soprattutto saper ascoltare e coccolare la propria audience. Un opinion leader che vuole attirare la generazione Z deve essere attento alle novità tecnologiche presenti sul mercato e deve offrire contenuti di grande interesse per il pubblico più giovane. Per ingaggiare la generazione Z, un buon opinion leader deve saper essere un punto di riferimento costante, deve saper filtrare le informazioni e trasmetterle ai propri follower in poco tempo, in modo chiaro e con un tono vivace ed amichevole. Un opinion leader deve essere autentico e genuino, solo così sarà in grado di parlare direttamente al cuore delle persone e sarà in grado di ispirarle profondamente, perché è in grado di mostrarsi per quello che è. Per raggiungere la generazione Z, un buon opinion leader deve esprimere competenza, deve possedere caratteristiche quali empatia e carisma, deve sapere approcciarsi agli utenti in un'ottica di trasparenza e di creatività e soprattutto deve essere attuale nella produzione dei contenuti. Secondo me, un opinion leader per coinvolgere al meglio la generazione Z deve essere competente, intraprendente e soprattutto credibile per riuscire a instaurare un rapporto di fiducia con i propri followers. Portare avanti una narrazione coerente nel tempo, riunire una tribù di utenti con cui interagire costantemente e ascoltarli per creare contenuti altamente ingaggianti sulla base delle loro richieste e preferenze. Questi sono i punti di forza di un opinion leader di successo che parla alla generazione Z. Per me, un buon opinion leader, per avere successo e coinvolgere la generazione Z, deve essere carismatico, competente ed empatico. Ma soprattutto deve saper ascoltare e dialogare con la sua community per instaurare un rapporto di fiducia e di condivisione. Secondo me un opinion leader è qualcuno in grado di cogliere i temi del momento ed è capace di raccontarli in modo semplice, facendo emergere il proprio punto di vista e inserendo anche alcuni aspetti della propria vita privata per coinvolgere maggiormente le persone. Comunicare tramite immagini, un linguaggio chiaro e conciso, trasmettere informazioni veloci senza perdere l'opportunità di fare fondi di approfondimento costituiscono solo alcune delle caratteristiche che qualificano un buon opinion leader in grado di parlare bene con la generazione Z. La chiave è sicuramente entrare in contatto e creare una community. Secondo me un opinion leader per ingaggiare al meglio la generazione Z deve porsi sullo stesso piano dei suoi follower, i quali sentendosi appunto simili a lui interagiranno molto di più e manterranno un grado di fedeltà costante. Considerata la bassa soglia di attenzione tipica della generazione Z e la sua familiarità con i dispositivi digitali, ritengo che per comunicare con essa un opinion leader debba avere un approccio comunicativo che oltre a essere multimodale sia anche facilmente comprensibile e fruibile. È inoltre importante che egli conosca le peculiarità dei mezzi e delle piattaforme digitali, riuscendo a creare una comunicazione che sappia fare un uso simultaneo di questi strumenti. Per comunicare alla generazione Z sicuramente bisogna essere veloci, attenti alla sostenibilità, utilizzare piattaforme multimediali, quindi immagini, video e infografiche, e creare community, farli partecipare. Dal mio punto di vista, al giorno d'oggi, un opinion leader per coinvolgere la generazione Z dovrebbe proporre contenuti creativi, inediti e distintivi, saperci stimolare ma al tempo stesso rimanere coerente nel corso del tempo. Interattività. Questo secondo me è il concetto chiave che deve possedere un influencer e deve comprenderlo a fondo. I contenuti interattivi infatti gli permettono di avvicinarsi maggiormente al pubblico, e così facendo poi di risultare adesso sempre più credibile. Per comunicare in modo efficace con la generazione Z, un opinion leader deve dimostrare di conoscere molto bene la propria audience. Deve quindi essere relatable e autentico, ovvero deve rappresentare qualcuno nel quale i propri follower possano identificarsi e riconoscersi. Autenticità, cioè condividere solo quello che si è e parlare solo di temi di cui si hanno le competenze, oltre che condividere contenuti brevi, concisi, ma di valore. Queste sono le chiavi per un opinion leader che desidera parlare alla generazione Z. Stimolare la curiosità e il dibattito, andare dritti al punto senza ripetizioni per non far calare l'attenzione ed essere veri. Questi sono i segreti per far sì che un opinion leader possa ingaggiare la generazione Z. Thank you.